Pasqua è passata, siamo andati a trovare il nostro amico chef Federico Palestini, nudo e crudo, anche perché è tutto quanto pronto per riprendere, tempo permettendo, però abbiamo superato la Pasqua, adesso c'è il weekend 25 aprile e tutto, insomma, fa dare delle previsioni ottimali, almeno sulla carta. Beh, la Pasqua è stata, penso, buonissima per tutti, è stata, insomma, era pieno, San Benedetto era pieno di gente, quindi tutti quanti abbiamo lavorato, penso, alla grande. Pasquetta un po' il tempo portato la gente un po' a spostarsi verso, pensavano che faceva tempo cattivo, poi ha fatto tempo buono, poi si è spostato, c'è stata meno gente, perlomeno per noi come ristorazione. Quassù invece i ragazzi hanno lavorato con sua nuda e cruda, questo è un posto all'aperto dove per i giovani è molto più dinamico, non devono entrare in nessun tipo di locale, quindi è diverso. Enrico, c'è anche questa preparazione per quanto riguarda il famoso fritto misto di Ascoli che prende un po' tutto il Piceno, anche se ci sono tante persone che, perché è un evento ormai consolidato. Beh, fritto misto, peccato che non ce l'abbiamo noi a San Benedetto, ma ce l'hanno in Ascoli. Sì, è un evento veramente grande dove ci saranno più di 10 ristoranti che parteciperanno, noi faremo le nostre fritture, la trippa di pesce, il brodetto alla San Benedettese, quindi ci presenteremo oltre che con il fritto anche con dei piatti tipici della tradizione. E sono convinto che se farà tempo buono ci sarà una grande affluenza. Perché, come sai, Stefano Greco cerca di portare sempre tante realtà di altri luoghi italiani. Sì, beh, su questo lui è stato sempre attento a chiamare la Sicilia con i cannoli e con gli arancini, la Puglia con la pizza fritta. Insomma, ecco, ha cercato sempre di... su questo niente da dire, è stato sempre attento. Buon lavoro! Grazie mille e grazie per essere venuti a trovarci. Buona giornata a tutti.